E benvenuti ragazzi a questo nuovo episodio di My Zombie Car Friend. Che cosa tu dirai in questo episodio? Non lo so, scopriamolo. Ah, mi sa però che devo abbassare l'audio. Ok, il volume è andato. E adesso vediamo cosa succede in questo episodio. Un altro incubo vuole aggiungere. Ecco, c'è sempre meglio uscire dalla propria stanza per conto proprio piuttosto che qualcuno si svegli, come fa il mio cane quando devo buttarlo giù, sempre. Va a finire che non sono in casa. Lei è in casa, ma Alex? Perché io sono più preoccupato per lei, onestamente. Sì, una passeggiata. Sarà di nuovo andata sulla collina dove ha visto sua sorella l'ultima volta. Poi chissà se ci sarà veramente un incontro fra le due oppure no. Perché tutto la sa pensare che questo incontro ci sarà. Infatti, sulla collina vediamo. Direi di andare da lei subito. Ma poi, vorrei sapere, solo a scuola ha cambiato vestito. E poi si è rimessa questa tunica. Ma dico, ma cambiati anche da come Alex, come Jane. E che cavolo, dai. Dico, sembra una suora così. A parte essere uno zombie. Sicuramente lo farebbero se lo scoprono. Dico, se lo dice a sua sorella, non penso che fa la spia ai genitori, specie se poi la sorella è molto affezionata ad Alex.
Sì, cos'è? Ho usato l'Haki di One Piece per fermare tutto. Cosa? Poi per la faccenda, se succede, anche se non sono sicuro, non sono sicuro di questo, che potrebbe perderla di nuovo, ecco, il dolore sarebbe ancora più forte. Magari morirebbe anche per il dolore, eh. Per la troppa rabbia poi. Vai con la prima. Oh, solamente Jane non ha problemi, eh. Lei è l'unica che non ha problemi. A parte la gelosia nei confronti di Mary, a parte quello.
sì, cos'è? Ti vede e poi ti distrugge con un'energetica. Ovviamente organizzerò lui l'incontro, ma lei non saprà proprio di questo incontro. Andrà così, credo. Vediamo le scuse. Vai con la prima. Speriamo che l'incontro vada bene, che lei non si arrabbi. O peggio, che diventi uno zombie proprio nel momento in cui vedi sua sorella. Cavolo, sarebbe un guaio. Vediamo un po' cosa succede. Ma sì.
Beh, in effetti potrebbe essere destino. Che questo vorrebbe dire che il vero finale del gioco, tra i tre diversi finali, ovvero con Alex, Jane e Mary, quello con Alex è quello vero. Un po' come Metal Gear, che di finale vero è quello con Otacon, e non con Meryl. Ecco, ora non vorrei che si arrabbiasse. Vediamo. Ok, non è arrabbiata bene. Ah, detto questo, nessuna reazione come cosa? Veramente? No, tutto normale, ma cosa? Ok, non si è trasformata in zombie, ma potrebbe capitare nel prossimo episodio, eh? Forse. Per scoprire come andrà a finire, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao! Ozz